Con l'approvazione del bilancio al Comune ci saranno somme cospicue destinate allo sport, in particolare di cosa stiamo parlando? Assolutamente, perché parliamo di due finanziamenti regionali, frutto di due emendamenti che abbiamo favorito con una ottima azione di filiera con il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che si è fatto portatore di questi due emendamenti. Insieme al collega Rispoli abbiamo messo in atto tutto quello che era l'iter necessario per fare in modo che l'impianto dell'ex circolo tennis di San Martino, unitamente anche a un altro finanziamento che riguarderà lo stadio, potesse essere la struttura di San Martino riqualificata. Parliamo di 130.000 euro sulla struttura di San Martino e di 90.000 euro per il miglioramento dell'impiantistica idraulica e dei servizi dello stadio Angelini. Stiamo ormai da quasi due anni, abbiamo avviato un percorso di riqualificazione strutturale ma anche gestionale dell'impiantistica sportiva cittadina, e devo dire che siamo davvero soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto sin d'ora e anche di ciò che ci accingiamo a fare con queste due riqualificazioni.